Non è solo un calendario, molto bello tra le altre cose, perché è realizzato grazie alle tele di una talentuosa ed emergente street artist. Ho un sogno, diventare grande, e anche un pugno allo stomaco e costringe a riflettere sulla pochezza e la leggerezza con cui ad esempio ci soffermiamo sulle piccole cose e ci lamentiamo per lo più di sciocchezze. Perché di fronte a delle malattie terribili che spesso non lasciano scampo a creature innocenti, possiamo solo pensare e riflettere. Costringe a farlo proprio quella frase, un manifesto della voglia di vivere e di farlo lontano dalla malattia. Il calendario sarà a disposizione di chi lo desidera con una donazione minima di 10 euro. L'intero ricavato della vendita verrà devoluto alla ricerca scientifica finanziata dalla Fondazione Giovanni Celeghin Onlus, nata dalla volontà dei figli di Giovanni, Fabio e Annalisa, imprenditori padovani come il papà. Ad oggi ha finanziato progetti di ricerca scientifica ma anche borse di studio, supporto psicologico per i malati e i loro caregiver, arredamenti di sale cure per oltre 2 milioni di euro in vari ospedali, università e centri di ricerca italiani. Intitolata a questo imprenditore prematuramente scomparso per un tumore cerebrale, sul cui solco i figli hanno voluto fortemente una realtà che si occupa e si preoccupa di raccogliere fondi per la ricerca. La Fondazione Giovanni Celeghin Onlus nasce nel 2012 in memoria di Giovanni Celeghin, mio padre, imprenditore veneto, scomparso a 68 anni a causa di un glioblastoma multiforme, il tumore al cervello più comune e più aggressivo. I tumori cerebrali sono i tumori solidi purtroppo più diffusi nei bambini. Questo progetto è dedicato proprio ai bambini malati di questo tipo di tumore ed è con grande piacere che abbiamo scelto di collaborare con Carolina. Ho un sogno, diventare grande, è un progetto che la Fondazione ha fortemente voluto in collaborazione con la street artist italo-argentina Carolina Caroli Blanco. 12 tele, 12 volti di bambini che trasmettono un messaggio forte, la voglia di crescere e di realizzare i propri sogni. I tumori cerebrali infantili sono purtroppo tumori solidi diffusi anche in età pediatrica. Il calendario è dedicato ai bambini che sognano un loro grande futuro, che per malattie e difficoltà si teme non sia realizzabile, spiega il curatore del progetto e critico d'arte Massimiliano Sabbion. Nei segni e nei colori di Carolì, artista e interprete sensibile, prendono vita le professioni più desiderate e amate dai bimbi, che indossano cappelli a proteggere il loro pensiero, le loro idee e la loro sensibile fragilità, in un mondo pieno di desideri di crescere e di vivere, di riuscire a costruire i propri sogni. Mi chiamo Carolina Blanco, in arte Carolì, e sono una pittrice street artist e ho creato, realizzato per la Fondazione Celeghin 12 opere che rappresentano il mondo infantile e attraverso la mia iconografia molto semplice, diretta e con forte impronta sul colore ho voluto dare ad ogni personaggio, ad ogni bambino il tratto della magia e soprattutto anche della speranza e della immaginazione nel loro futuro. Lei è una delle mie preferite, è un personaggio femminile, in realtà non so se sia proprio una professione, ma comunque ho voluto dare a lei la magia delle stelle, come in realtà fa parte con tutti i suoi altri compagni. Queste opere faranno parte di un calendario benefico per la raccolta fondi per la fondazione e ogni personaggio farà parte di una mensilità.